Quad è sicuramente il termine che in latino può assumere significati diversi a seconda che sia usato con funzione di pronome o di aggettivo o di congiunzione. Scopo di questa serie di video è offrire in estrema sintesi una recapitulazione delle funzioni fondamentali di quad. Partiamo dalla funzione fondamentale di quad, che è quella di pronome relativo. A Cutilianum negotium, scrive Cicerone ad Attico, quod mi mandaveras, confeci. Ho concluso, confeci, l'affare di Acutilio. A Cutilianum negotium, quod mi mandaveras, che mi avevi affidato. Qui il quod ha valore di pronome relativo. Lo riconosciamo in quanto è preceduto da un referente neutro singolare nella reggente, che è negotium, affare. Tuttavia, l'antecedente nella principale può essere omesso, può mancare, come in questo passo tratto sempre dalle lettere di Cicerone ad Attico. Quod ad me de ermatena scribis, mi per gratum est. Ciò che mi scrivi, quod ad me scribis de ermatena, riguardo all'ermatena, cioè a una statua di Atena a forma di erma che doveva decorare la villa di Tuscolo, mi è estremamente gradito, suscita in me enorme piacere, mi per gratum est. Nella frase che regge il quod, mi per gratum est, manca un pronome determinativo o dimostrativo neutro come id, illud, hoc, che funga da antecedente. In questo caso il quod va tradotto con la locuzione ciò che. Quod può anche assumere la funzione di nesso relativo. Sempre nella lettera precedente Cicerone scrive ad Attico a proposito della possibilità di acquistare in futuro tutti i libri dell'amico. Libros tuos conserva et noli desperare me eos meos facere posse. Conserva, tieni da parte i tuoi libri e non disperare. Abbi fiducia che io possa farli miei, che possa divenire io l'acquirente. Quod si ad sequor supero crassum divitiis. E se raggiungo questo, cioè questo obiettivo, quod si ad sequor, sono superiore a Crasso per ricchezza. In questo caso quod ha funzione di nesso relativo, è collocato all'inizio del periodo, e questo è un primo criterio che può aiutarci a individuarlo, e il suo referente, ossia ciò a cui è riferito, si trova nel periodo precedente. Ed è l'intera frase in cui Cicerone, ironicamente, confessa all'amico di voler acquistare il suo immenso patrimonio librario. Quando svolge la funzione di nesso relativo, il quad va tradotto con un dimostrativo, preceduto dalla congiunzione copulativa e o avversativa ma a seconda del contesto.